oltre 30 miliardi di euro, tanto costa alle imprese italiane l'illegalità, con perdite valutate in 22 miliardi soltanto nel 2021, secondo le stime elaborate da Confcommercio nell'analisi sull'usura e altri fenomeni di criminalità come l'abusivismo commerciale, la contraffazione o il taccheggio, senza contare le perdite di posti di lavoro. Un quadro sconfortante dipinto alla nona edizione della giornata nazionale Legalità ci piace. Dall'analisi emerge tra l'altro che ad essere a rischio usura sono 30.000 aziende e che la pandemia, peggiorando il senso di insicurezza delle imprese, le ha rese più vulnerabili agli attacchi delle organizzazioni criminali, soprattutto al sud e nelle grandi città. Ecco perché per contrastare questo fenomeno bisogna rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e realtà associative. Gli imprenditori non vanno lasciati soli e devono essere incoraggiati a denunciare. Solo così avremo una economia più sana e più libera. Se da un lato i reati di usura sono diminuiti del 34%, dall'altro sono aumentate le estorsioni del 19%. Numeri che però non tengono conto del grosso problema delle mancate denunce, frutto di una paura legata ad una scarsa fiducia nelle istituzioni. È fondamentale l'azione di prevenzione e di repressione, ma è anche fondamentale che le organizzazioni criminali sentano che non c'è spazio perché la società civile non concede loro dello spazio.